La presentazione del 12° rapporto sull'Italia del turismo sostenibile qui nell'istituto turistico più antico d'Italia, che è il Cristoforo Colombo di Roma, con gli studenti per lanciare la sfida di un turismo certificato, sostenibile, di qualità, da una città come Roma, che è la più grande città turistica di questo paese. Quindi è molto importante anche la disponibilità degli italiani verso la sostenibilità ambientale, ma la formazione dei giovani che saranno gli operatori turistici del futuro. E stiamo con la preside dell'istituto e con l'assessora regionale al turismo. Quindi un saluto. Grazie dell'opportunità, siamo stati felicissimi di ospitare questo rapporto, questo 12° rapporto, e i nostri ragazzi sono stati davvero molto interessati, gli stessi docenti hanno accolto molto volentieri questi stimoli, perché la nostra è una scuola di antica tradizione ma sempre aperta verso il turismo, le innovazioni e quindi la sostenibilità, l'attenzione a tutti i temi dell'agenda 2030 sono per noi il cuore del lavoro quotidiano, quindi grazie a tutti del supporto e anche all'assessore che ha voluto darci alcuni spunti molto interessanti. Sì, è stato un interessantissimo momento di confronto. I dati presentati dello studio confermano che il lavoro che abbiamo svolto come assessorato al turismo della Regione Lazio va nella giusta direzione. L'azione che abbiamo messo in campo è stata molto legata e centrata sulla sostenibilità e sulla formazione. Abbiamo messo in campo iniziative rivolte ai giovani da un lato per raccogliere anche le loro idee e proposte progettuali, iniziative rivolte agli istituti tecnici, alle imprese per aumentare il livello, la qualità della formazione e anche aiutare questo settore a trovare delle nuove risorse e aiutare i lavoratori anche a inserirsi in una industria complessa come quella del turismo. E l'azione che abbiamo messo in campo è stata anche quella legata alla sostenibilità, come dicevo, perché le iniziative che abbiamo programmato, una su tutti, più notti, più sogni, più experience, aiutano a destagionalizzare l'offerta turistica e a ridurre la pressione sulle comunità e sui territori che devono essere resi vivibili tutto l'anno e soprattutto non subire gli impatti negativi che il turismo potrebbe avere. Ed è questa stata un'occasione anche per presentare il calendario 2023 di Obiettivo Terra e consegnarlo sia alle autorità sia ai nostri amici studenti.